ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringi Luca. Ragazzi, siamo tornati nel mio studio e oggi andiamo a vedere come ho personalizzato il mio smartphone Android. Le app che sono state utilizzate per modificare il mio Xiaomi Mi 9 sono principalmente Nova Launcher, che mi ha dato la possibilità di modificare la griglia. Insomma, questo è un launcher che sicuramente conoscerete in tantissimi. In ogni caso vi lascio il link qui sotto in descrizione, ma questo ci dà la possibilità appunto di modificare griglia, colori e veramente tantissime cose. Magari se avete uno smartphone Android passateci e fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate. Altra applicazione che ho utilizzata è H2O Icon Pack. Icon Pack, appunto come lo dice anche il nome, è un pacchetto di icone che ci dà la possibilità di personalizzarle, e stesso all'interno dell'applicazione ci sono, se non erro, 3 o 4 modelli. Io ho scelto quello un po' più sferico, con degli angoli curvi, veramente tanto, ma comunque che va a racchiudere. Insomma, è veramente molto figo, lo guardate stesso voi dalle icone ed è veramente bellissimo. Infine, ultima applicazione, poi andremo ad analizzare quella che è stata la personalizzazione vera e propria, KWGT, una cosa del genere, che è un'applicazione che ci dà la possibilità di modificare i widget con tutta una serie di widget preinstallati, oppure di andarli ad acquistare sullo store stesso di questa applicazione. Veramente una genialata, perché ci dà la possibilità di ridimensionarli della dimensione che vogliamo, e io ho utilizzato quel tema della data, veramente molto molto figo. Parliamo adesso della personalizzazione. Beh, come potete vedere, ho settato il tutto su questo sfondo giallo che avevo già selezionato sul mio Galaxy S10, ma che mi piace particolarmente, si adatta alla perfezione con questo Xiaomi Mi 9, perché con la goccia e tutti questi dettagli neri si va un po' a nascondere quello che è il notch di questo smartphone, che sicuramente non è da top di gamma come gli smartphone attuali, ma che lo va ad inglobare veramente alla perfezione. Come potete vedere, lo sfondo ci sta veramente perfettamente, mi piace veramente tantissimo, ma in ogni caso si può andare a sostituire con tutta una serie di sfondi che ho preselezionato. Altro widget che ho selezionato sopra la mia principale schermata è quello delle mie Philips Hue, che sotto il punto di vista estetico non mi fa impazzire, ma che devo averlo assolutamente, perché come potete vedere, con un semplice tap io posso andare a cambiare la scena del mio desk setup, ed è veramente una cosa spettacolare. Come potete vedere, posso sceglierne diverse, ma adesso torniamo a quella principale, che ragazzi è veramente super figa, in tema esatto con lo sfondo del mio smartphone. Ultimo widget che è sulla mia prima schermata è quello di Google, che ci dà la possibilità tramite Nova Launcher di andare a selezionare il colore della barra, il colore dei nomi, dei dettagli, insomma il tema e tutto il resto, veramente in maniera super rapida e in maniera perfetta, in modo da abbinarlo perfettamente a quello che è il nostro smartphone. Io ho selezionato questo multicolore che mi piace particolarmente, perché a differenza di quello tutto bianco o tutto nero, non va a scambiare i colori con lo sfondo sottostante. Infine passiamo alle applicazioni. Come potete vedere, sulla prima schermata ho veramente tutte le applicazioni di cui ho bisogno. Ho utilizzato per fare ciò una griglia 12x12 con un layout delle icone del 100%, quindi sono veramente piccolissime. Chi ha almeno utilizzato Nova Launcher sicuramente sa che il 100% delle icone sono veramente molto molto piccole, ma nonostante ciò, grazie a questo schermo veramente spettacolare del Mi 9, posso andare a selezionare tutte le icone senza mai fare un errore. Le icone le ho posizionate in modo triangolare, in modo che al centro andasse a crearsi una riga immaginaria, che ragazzi è veramente una cosa super figa. Due triangoli opposti messi al contrario, posizionati lì, che fanno una scena veramente spettacolare. Passiamo adesso alla seconda schermata, ovvero quella dedicata a Spotify e Evernote. Evernote è l'applicazione che utilizzo, come note, che mi dà la possibilità di sincronizzarle con il PC e tanti altri dispositivi, quindi ho qui la schermata con tutta la pagina di Evernote, dove posso andare a selezionare, a registrare oppure fare tantissime cose, mentre al di sopra ho il widget di Spotify, che anche questo, sotto il punto di vista estetico, Spotify vado a migliorare un po', perché è veramente osceno con questi angoli quadrati, insomma molto molto squadrati, che non mi piacciono assolutamente, ma lo ritengo necessario per l'utilizzo giornaliero. Infine andiamo a vedere il menu.
Beh, sotto questo punto di vista non ho apportato particolari modifiche, ho semplicemente selezionato quello che volevo perché sapevo già di non dover andare ad utilizzare praticamente mai il menu del mio smartphone, perché ho tutto sulla schermata principale, un po' come iPhone, che io particolarmente non amo i menu a tendine e tutte cose del genere, quindi ho selezionato un menu molto semplice, lineare, con una griglia abbastanza grande, in modo da andare a vedere tutte le applicazioni in ordine alfabetico e in maniera veramente super rapida, senza cartelle, senza nulla del genere, e mi trovo veramente alla grande, tanto non lo utilizzo praticamente mai. Bene ragazzi, spero che questa personalizzazione sia stata di vostro gradimento, vorrei portare anche dei top applicazioni o dei top giochi, vi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate, se vi farebbe piacere vedere dei video del genere. Io detto questo vi saluto e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.